La super sfida del Savini va al Campobasso, che vince con pieno merito per 2-1, allungando in vetta più 5 sul Notaresco, apparso in giornata negativa al cospetto di un 11 che ha avuto il solo torto di non chiudere la gara con tante occasioni sciupate dalle parti di Sciba. Squadra in campo con il 4-3-3, locali con diverse novità rispetto alla gara di Aprilia. Molisani che rispondono con una munita schiera di ex, a partire dal tecnico Cudini. Caldo primaverile, subito emozioni. Al terzo minuto bontà per gli ospiti. In equilibrio precario in area notareschina di testa, ostacolato anche da un compagno di squadra, mette il pallone al lato. Al nono minuto Fabriani, sugli sviluppi di un angolo, chiama alla parata centrale il portiere di casa. Migliore sicuramente l'approccio degli ospiti, che all'undicesimo sono già in vantaggio con Esposito che apre per Vitali, che inventa una grande conclusione mettendo il pallone quasi all'incrocio dove il portiere del Notaresco non può arrivare, regalando così il vantaggio ai molisani. Padroni di casa che subiscono il colpo e che perdono al quarto d'ora per un grave infortunio Bianciardi in seguito ad un contrasto a centrocampo. Il giocatore abruzzese è costretto ad uscire in barella per essere caricato sull'ambulanza all'interno del terreno di gioco ed essere poi trasferito in ospedale a Giulianova per accertamenti. Gioco che resta fermo per quasi 7 minuti con l'ingresso poi di Palumbo al posto dello sfortunato compagno. In campo però i padroni di casa appaiono frastornati, con il Campobasso che al 27esimo trova il raddoppio. Simoncini commette fallo in area su Vitali con Mucera di Palermo, che indica senza esitazioni il dischetto da dove Cogliati non sbaglia, regalando il 2-0 alla squadra di Cudini, che prova a mettere in ghiaccio la gara. Il Notaresco, fino a questo momento tramortito, ha però una fiammata e al 33esimo, con una zampata velenosa di Olcese, trova il 2-1, riaprendo così il match. Emozioni a raffica al Savini, con i bianchi di casa pericolosi con Banegas anche al 35esimo su punizione con il pallone di pochissimo al lato. Il direttore di gara assegna 7 minuti di recupero e al 46esimo Esposito in slalom salta due avversari e poi in area da posizione defilata trova lo specchio della porta chiuso da Sciba. Nella ripresa brutto approccio del Notaresco, con il Campobasso che al secondo si divora il gol del 3-1 con Speranza che perde palla sulla tre quarti, permettendo a Cogliati di andare a calciare in area con il pallone che poi dopo una ribattuta finisce a Vitali, che a porta vuota colpisce il palo prima della conclusione errata di Bontà. I molisani graziano i ragazzi di Epifani, che appaiono fisicamente non al massimo anche per via del recente Covid. La gara resta però aperta con Cogliati che al 15esimo in area fallisce ancora il tris, mancando di un nulla il bersaglio grosso. Squadra di casa meno brillante del solito e in difficoltà nel riuscire a proporre gioco e occasioni da rete al cospetto di un Campobasso pungente in avanti ed ermetico in difesa. Al 26esimo però c'è una doppia fiammata abruzzese con Frulla che chiama la respinta da calcio d'angolo Racicchini prima del tiro di Palumbo, che dà l'illusione del gol. Il Campobasso è però padrone del campo e continua a sciupare. Al 38esimo arriva il secondo legno di giornata per gli ospiti con Ladu prima del tiro fuori di Bontà. La squadra di Cudini imperversa e un minuto dopo ci vuole tutta la bravura di Sciba a dire no al neoentrato di Domenico Antonio. Nella sagra del gol mangiato del Campobasso, i bianchi di casa restano così in partita, anche se nel finale Speranza e compagni non hanno la forza di reagire e impensierire il portiere rosso-blu, con il Campobasso che chiude senza assilli e con il Notaresco che resta in 10 per l'espulsione di Gallo al 50esimo per doppia ammonizione. Il Campobasso vince e va più 5, ma il Notaresco, con una gara in più da recuperare, resta ancora in corsa per il primo posto, con la squadra molisana che resta però favorita per la vittoria del torneo. Anche dalle dichiarazioni del presidente Salvatore Di Giovanni, che ha riconosciuto i meriti del Campobasso parlando di vittoria meritata. Sì, per la partenza che hanno fatto sì. E noi siamo partiti male, i primi 20 minuti abbiamo concesso due cose che noi sapevamo che erano bravi in quelle cose, siamo stati ingenui, siamo andati 2-0 sotto e poi quando vai 2-0 cerchi di recuperare e forse la partita che abbiamo fatto dopo doveva essere quella da fare all'inizio e al cospetto di una squadra forte che sapevamo che è forte e togliendo anche gli ultimi 10 minuti dove poi gli abbiamo concesso dei contropiedi. Però nel centro della partita credo che la partita è stata equilibrata, potevamo con l'occasione di Palumbo pareggiarla, però questo è il calcio, sapevamo di incontrare una grande squadra, sapevamo che il campionato è ancora lungo e quindi raccogliamo i cocci, ripartiamo,
perché ci sono ancora tantissime partite, tra l'altro abbiamo anche una partita in meno di loro, quindi possiamo riaccorciare di nuovo e giocarci la fine alla fine. Massimo, quanto hanno inciso anche su questa gara i casi Covid delle ultime settimane, perché a livello fisico mi è sembrato di vedere alcuni giocatori non al massimo? Ma ha inciso sicuramente, e domenica l'abbiamo mascherati perché abbiamo fatto una grande partita, credo che più nel recupero in questi 3 giorni, perché noi abbiamo fatto 14 giorni praticamente, ci siamo allenati molto molto di meno, e magari tieni botta una partita oggi che è la partita importantissima, anche con un primo caldo importante, e io credo che più nel recupero, poi abbiamo cercato di cambiare, di fare, ma e quando si succedono queste cose qualcosa perdi, e quindi credo che è un aspetto importante, e mi fa piacere che l'hai detto, perché poi sembrano alibi, ma oggi i 14 giorni che abbiamo passato li abbiamo pagati. Gesto di fair play con il presidente Di Giovanni, che ha riconosciuto ai nostri microfoni la vittoria del Campobasso, una vittoria meritata, un bel gesto, tra l'altro siamo sotto Pasqua, Cudini. Sì, sicuramente fa piacere poi ricevere i complimenti, magari quando vengono anche poi dalla squadra avversaria, dal presidente della squadra avversaria, quindi credo che oggi il Campobasso abbia fatto un'ottima partita, ha rischiato pochissimo, se non quasi zero, al di là del gol che ho subito. Ci volevamo riscattare dalla partita scorsa che abbiamo perso immeritatamente, quindi oggi la squadra ha dimostrato quello che doveva fare, ha fatto vedere, è riuscito ad andare in vantaggio, a raddoppiare e a tenere poi alla fine, nonostante il Notaresco abbia messo dentro poi 2 attaccanti di grosso peso come Dos Santos e Olcese, quindi con Palumbo dentro, quindi devo fare i complimenti alla mia squadra, ma per l'ennesima volta ha dimostrato ancora che nelle difficoltà, se poi gli altri le chiamano difficoltà, per me non sono difficoltà, ha reagito sempre positivamente. Per chiudere, Cudini, 5 punti di vantaggio sul Notaresco, dunque sulla seconda, Notaresco che è una gara in più però da disputare, però 5 punti sono tanti, può essere questo il giorno della svolta per voi? No, perché l'ho detto, credo ripetutamente, non finisce oggi il campionato al di là del risultato positivo che abbiamo fatto. Anche se avessimo perso oggi, sicuramente la critica sarebbe stata molto, molto ampia, ma noi all'interno dello spogliatoio sappiamo benissimo che il campionato è ancora duro, al di là della vittoria di oggi. Quindi non finisce per noi, non finisce per Notaresco e non finisce per Inseguitrici, quindi fino alla fine ci sarà da lottare.